Ragazzuoli, che dire? Dobbiamo essere super, super, super soddisfatti della nostra Roma. Una Roma che probabilmente sta capendo quanto è forte di fronte ad un avversario che sicuramente ci ha concesso tantissimo, ma noi siamo stati bravi a sfruttarlo nella maniera giusta, bravi ad essere cattivi e lucidi nei momenti che servivano. Abbiamo segnato altri 4 gol, abbiamo vinto una partita importantissima e abbiamo, secondo me, dato un grandissimo segnale di maturità e soprattutto di presenza. Non era scontata la vittoria, non era scontato un risultato così ampio e soprattutto non era scontata una prestazione del genere, perché la Roma dopo, no, l'ultima trasferta bruttissima di Genoa poteva ancora una volta incappare, no, in più di qualche problema, ma oggi contro un Cagliari in una condizione sicuramente non ottimale ha dimostrato di essere una super squadra e di avere dei super interpreti per poter andare avanti a gonfie vele in questo campionato. Ora parliamo della partita, ragazzi. Prima di tutto lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video, mi raccomando, è importante, stiamo crescendo, quindi attivate la campanellina, continuate a sostenerci e soprattutto iscrivetevi, dovete essere con noi perché senza di voi noi non siamo niente. Ma parliamo della gara, ragazzi, brevemente. Sicuramente nota negativa l'infortunio di Dybala. Dybala che è uscito in lacrime nel primo tempo, un brutto contrasto con Prati. Sicuramente Dybala è andato un po' moscio su quell'intervento, però da valutare le sue condizioni. Per il resto, questa è stata l'unica condizione e l'unica, no, l'unico dettaglio negativo di questa sfida, dove abbiamo visto un Lukaku ancora in gol, oggi doppietta, e che ci fa capire un po' la dimensione del giocatore belga e di quello che poi in realtà serve alla Roma. Un bomber di razza che segni a qualsiasi occasione ha, perché anche oggi praticamente percentuali di realizzazione 100%. E poi di un suo sostituto, no? Che dovrebbe essere un sostituto, ma che in realtà in questo momento a Roma sta facendo tutta la differenza del mondo, che è il Gallo Belotti. Gallo Belotti che ha segnato anche oggi, ha già superato il bottino di reti conseguito, no, nell'anno scorso con la Roma, e secondo me sempre pronto a subentrare con la cattiveria giusta, con tanta voglia. Sono veramente tanto, tanto, tanto contento per il Gallo. Dopo un anno difficile, sta dimostrando realmente tutto il suo valore e lo sta facendo in maniera concreta, con i fatti e non solo con la voglia e con lo spirito di dedizione per questa squadra. Altra grande partita di Bove, che sta prendendo minuti importanti visti gli infortuni di Pellegrini e Renato Sanchez, ma sta dimostrando veramente di tenere a questa maglia, di essere un romanista vero come tutti noi e di lottare sempre su ogni pallone e soprattutto poi di fare la differenza. Oggi grandi giocate anche dal punto di vista tecnico e poi la solita voglia che lo contraddistingue di là e di qua per il campo in continuazione per tutti e 90 i minuti. Aouar è tornato al gol dopo la partita di Verona, gol importante anche per lui, quello un pochino più sottotono, meno in vista, però sicuramente un gol importante che può dargli fiducia per continuare il suo percorso di crescita all'interno di questa squadra. Mi è dispiaciuto aver preso gol su calcio di rigore, che però era netto per il fallo di mano di Cristante. E poi andiamo alla vera nota positiva. Lo sto continuando a dire in ogni video praticamente. Avere un mediano del genere e un regista come Paredes fa tutta la differenza del mondo per il gioco della Roma. La palla che dà a Lukaku è poesia. L'apertura su Belotti è da grande giocatore. E poi sta iniziando, no, a fare ancora di più quel lavoro in fase difensiva tra la lunetta e la tre quarti difensiva, molto molto importante. Recupera tanti palloni, li smista, li gioca, recupera e soprattutto è intelligente, perché Paredes comunque è un giocatore che è sempre stato, no, riconosciuto per i tanti gialli, per gli interventi smisurati. Oggi ne fa uno inutile su Nandez, ma poi riesce a gestire la grande munizione per tutta la partita e poi inventa calcio. E poi, ragazzi, Big Rom, Lukaku, sesto gol con la maglia della Roma, anzi settimo dopo i due in Europa League. Questi che ha segnato oggi erano il quarto e il quinto in campionato. Che dire, ragazzi, l'attaccante che ci serviva, dominante su tutti i fronti, fisicamente, tecnicamente, fa salire la squadra, gioca con i compagni, dà sicurezza e soprattutto libera gli spazi, che è fondamentale trovarli per questa Roma, per poi continuare, no, a giocare, a segnare, ad attaccare, perché Lukaku comunque è un accentratore, accentra, no, le paure delle difese avversarie su di sé e gli altri possono avere più libertà di giocare.
È una Roma che secondo me sta intraprendendo un percorso giusto, ha fatto altri 4 gol, segna tanto, oggi ha subito poco, però ha subito un altro gol, ne aveva preso un altro bellissimo da Prati, ragazzo 2003 molto molto interessante che secondo me di fronte a lui ha una grandissima carriera. Dispiace per Ranieri, ma credo che questa sia stata la sua ultima partita da allenatore del Cagliari, perché adesso c'è la sosta, il Cagliari ha 2 punti, fa maledettamente fatica a segnare. E credo che per il povero Claudio Ranieri, no? Probabilmente lui aveva detto che Cagliari sarebbe stata la sua ultima panchina in carriera. E finire così, secondo me, è veramente brutto. È brutto perché comunque ha dato tanto al calcio, ha dato tanto a noi romanisti, ma ha dato tanto anche alla piazza di Cagliari, no? Dove l'anno scorso ha trovato una promozione incredibile, inaspettata, soprattutto per come era iniziato il percorso del Cagliari in Serie B l'anno scorso, ma oggi ha trovato una bruttissima sconfitta e l'ennesima dimostrazione che probabilmente il Cagliari deve, può e deve cercare di fare di più, deve cercare di fare di più perché altrimenti così fa fatica a mantenere la categoria. Mi aspettavo di più da Ranieri e dal Cagliari, però probabilmente in questo momento può fare più di questo, non può fare. Almeno Ranieri, e io credo per questo motivo che il Cagliari possa cambiare allenatore perché deve cambiare assolutissimamente rotta e lo deve fare da subito, subito dopo la sosta, perché così si può fare veramente tanta, tanta, tanta fatica a mantenere la categoria, anche perché i giocatori interessanti li ha. Però deve fare di più, deve dare assolutissimamente di più. Detto ciò, ragazzi, felicissimo per questa Roma, sono proprio proprio contento perché abbiamo fatto una grandissima, grandissima vittoria su un campo che poteva sembrare semplice, no? Ma alla fine quell'1-2 nel primo tempo ha fatto tutta la differenza del mondo. Complimenti a Mourinho perché secondo me sta riuscendo a dare di nuovo certezze alla sua Roma e i giocatori in campo stanno facendo il loro dovere, stanno indossando questa maglia con rispetto, con onore, con orgoglio, così come ci piace a noi tifosi romanisti. Quindi, ragazzi, detto ciò, forza Roma! Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate della prestazione dei nostri ragazzi, dei giallorossi. Questa sera chiude il turno un bellissimo Napoli-Fiorentina, che adesso ci andiamo a gustare tutti insieme. E ovviamente, dopo la partita, lo commenteremo sempre qui alla Dana del Branco. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e lasciate un bel like per sostenerci. Dal vostro Andrea è tutto. Buon calcio e buona serie a tutti. Ci vediamo al prossimo video!